ragazze, bentornate sul canale da quanto tempo? Tanto. Sono qui perché sono sommersa da prodotti finiti e infatti ho pensato di girare due video. Uno che è quello che vedremo oggi, che riguarda profumi, prodotti finiti per il corpo e prodotti finiti per i capelli. L'altro invece, che riguarderà skincare finita e makeup, lo caricherò un paio di giorni dopo questo video. Così vi lascio due video, non è un video lunghissimo e io sono contenta e voi anche. Iniziamo. Partiamo con i prodotti per i capelli, che intanto metto fuori perché sono tanti. Sono tanti, ve li divido anche per marca. Aspettate che sto facendo un caos. Così ve ne parlo bene, quindi divido e torno. Scusate. Ok, partiamo ufficialmente. Prima combo terminata, questo shampoo e maschera di Phyto, la linea Color, quindi Phyto Color per capelli colorati con mesh, eccetera eccetera. Sono molto affezionata a questi prodotti perché mi ricordo che mi erano piaciuti tanto, soprattutto la maschera, a parte il pack molto bello con che si schiaccia, quindi vi dà soddisfazione perché si vede quando l'avete consumato tutto. Mi sono trovata bene, in generale io con i prodotti di Phyto mi trovo sempre bene con shampoo e balsamo o shampoo e maschera, e quindi per me sono promossi. Ah, ovviamente vi lascio giù nell'info box tutti i link dei prodotti che io ricomprerei, perché poi ovviamente ce ne sono altri che ho finito e che non mi sono piaciuti o comunque non mi hanno lasciato la curiosità di ricomprarli. Quelli, se vi interessano, li cercate voi, io intanto vi lascio il link di quello che vi consiglio caldamente. Secondo shampoo è questo qui di Phyto Relax, no scusate, della linea Intra, la Natura Dentro, che fa parte sempre però del gruppo Arbor, che comprende appunto Phyto Relax, ed è uno shampoo biologico idratante. Ve ne avevo parlato, mi sa, di questi nell'ultimo video che avevo fatto sulla mia skincare routine, sulla mia hair care routine, scusate. E ve ne avevo parlato. Questo è uno shampoo ad aloe vera e mela verde, assolutamente privo di SLES, PEG, parabeni, siliconi, oli minerali, colori artificiali, 98% di ingredienti naturali, che come vi dicevo in quel video io utilizzo nei momenti di dermatite acuta e quando voglio comunque un prodotto che sia più delicato, più lenitivo per la cute. Io ne ho sempre uno in casa, quindi li alterno, e questo qui mi era piaciuto, è quello appunto la mela verde, quindi un prodotto che sicuramente considererei di riacquistare. Poi prodotti che mi sono piaciuti tantissimo, questi li ho usati durante la quarantena, li ho finiti sì, sempre durante la quarantena, sono questi due prodotti di Artego e la linea Good Society, la 02, che è quella per capelli colorati, Rich Color Shampoo e Rich Color Conditioner. Mi sono piaciuti soprattutto per il profumo. Avete presente Flower di Kenzo? Flower by Kenzo, il profumo? Ecco. Eccolo in prodotti per capelli. E comunque, a parte il profumo, mi sono trovata benissimo con questa linea. Io l'ho comprata su Amazon. So che comunque potete trovarla anche dai parrucchieri che utilizzano Artego. E da ricomprare, hanno un ottimo rapporto qualità prezzo, sono dei prodotti comunque di una linea professionale con un prezzo molto conveniente, quindi questi due ve li consiglio. Allora, poi sempre in quarantena, sempre su Amazon, ho comprato la linea ai semi di lino, shampoo e balsamo di Alpha Parf. Alpha Parf è la linea che, di cui amo follemente, vedremo tra poco, l'olio per i capelli. Ho preso questa linea qui, che è la Diamond, per capelli normali, illuminante, shampoo delicato illuminante, senza solfati, eccetera, eccetera. Anche qui ottimo rapporto qualità-prezzo. Il problema è che non ricomprerei questa linea perché non mi dava sufficiente idratazione e al capello. Sì, era uno shampoo comunque che utilizzavo, lava bene, la maschera comunque illuminano, i capelli erano molto morbidi, però io venivo da questa linea qui che me li nutriva proprio, mi dava proprio corpo ai capelli, mi piaceva un sacco, e questo un po' me li lasciava flosci, un po' spenti. Quindi questi due non li ricomprerei.
Successivamente Alfa Parf mi ha inviato questa linea rosa da provare, ed è sempre la linea semi di lino. Questo è lo shampoo però idratante per capelli secchi, shampoo delicato nutriente, e in combo con lo shampoo ancora da finire, lo shampoo l'ho terminato, ancora da finire la maschera, però anche qui non li ricomprerei. Perché? Sempre per lo stesso motivo, mi lascia i capelli super leggeri e molto, molto sottili, non mi dà corpo, e sì, è nutriente, a parte che di questo non mi piaceva tanto il profumo, però se li devo inserire nella lista dei brand che comprerei in un momento di oddio che shampoo compro, questo no. Però mi ci sono trovata bene. Ultima combo shampoo e balsamo è questa di Tigi, la linea Bedhead Totally Beach In. È una linea appunto composta da jelly shampoo, che è uno shampoo un po' consistenza gel, che però lava perfettamente, e poi il balsamo. Questa linea Beach In l'ho presa in estate da utilizzare quando andavo in spiaggia, quindi quando facevo il bagno nel mare. E l'ho usata quindi tutta l'estate, me la sono portata anche in vacanza e mi sono piaciuti tantissimo, tantissimo. Io quest'estate, adesso voi mi vedete così perché da tanto che non ci vediamo qui su YouTube, ma se vi ricordate avevo i capelli molto più chiari, schiariti, quindi erano dei capelli decolorati che avevano bisogno di una cortezza in più, e con questi io mi ci sono trovata benissimo. Non ho mai fatto una maschera perché bastava il balsamo. Sicuramente l'anno prossimo, in estate, li ricomprerò perché mi sono piaciuti veramente tanto. Finiamo con i capelli, e questo è l'olio che vi dicevo prima. Ve l'ho consigliato tantissimo su Instagram perché lo uso da tanto, e ne ho un altro già in uso, che questo qui ce n'è pochissimo, ma non riesco più a tirarlo fuori, ed è l'olio, i cristalli liquidi e i semi di lino. Profumo buonissimo, ha un profumo quasi maschile, unisex sul maschile, quindi il profumo mi piace tanto, e poi mi illumina tantissimo i capelli, mi dà proprio luce ai capelli la mattina. Io lo uso anche la mattina, non solo quando faccio lo shampoo. Quando faccio lo shampoo lo uso sui capelli tamponati, quindi umidi, prima dell'asciugatura. Poi a fine piega, se faccio magari le onde, le apro con questo prodotto, con le dita, e devo dire che tutti i giorni mi ci trovo benissimo, mi aiuta a pettinarli, a districarli, mi piace tanto. Quindi questo assolutamente lo troverete giù nell'info box. Passiamo al corpo. Allora, vedo qui questa, che è la protezione solare spray, lo spray solare trasparente protettivo di Angstrom, che è la linea di solari che ho utilizzato quest'anno. Ho utilizzato la crema viso, che sto per finire, ce l'ho in bagno che la uso di giorno quando magari c'è il sole e non quando diluvia, e il latte corpo SPF 50, che non ho finito, però insomma lo vedrete nei prossimi video dei prodotti finiti sicuramente, perché poi comunque scadono, sapete che non l'anno prossimo non li potete utilizzare. Questo è invece la bomboletta, quindi la bomboletta da applicare velocemente, SPF 30, e io mi ci sono trovata bene, mi sono trovata bene con tutta questa linea di solari, devo dire, presa su Amazon sempre, e ottima. Corpo, bagno doccia. Allora, questi due di Fitorelax, io amo i bagno schiuma di Fitorelax. Ho finito questo alla canapa, che è l'idratante rilassante, non mi ricordo più il profumo, anzi buono, fresco, un profumo molto molto fresco. Li ho provati praticamente tutti, cioè li ho avuti tutti, ho... E mi è piaciuto molto di più perché l'ho abbinato. Margot, o parlo io o parli tu, però.
al burro corpo quando faceva un pochino più freddo, quindi prima dell'estate, e questo al cocco. Ok, il coconut shower gel sono prodotti vegani, organici, hanno tutti i certificati che vi possono servire e interessare, e cocco con burro corpo, ma è un cocco che è buono, è un buon cocco. Aspettate. Buono, è un cocco buono. E poi nei periodi di pelle che mi prude, quindi dermatite, orticaria, non so cos'è, comunque so, perché ne ho parlato su Instagram, che molte di noi sono affette da questa cosa durante il cambio di stagione, io mi butto in doccia con l'olio doccia. Ho finito questo di Eubos, di questo ne avevo comprati due, ne ho conservato solo uno, è l'olio da bagno, quindi lo potete utilizzare anche per fare il bagno. E per pelli secche, concentrato da mano, più di saponi, buonissimo. Adesso sto utilizzando quello di Isdin, che ha una confezione un pochino più grande, che forse conviene anche un pochino di più rispetto, cioè il rapporto quantità-prezzo, quello di Isdin forse conviene di più, però devo dire che con entrambi mi trovo bene. Alleviano, non fanno sparire, alleviano il prurito post doccia, che chi ne soffre sa di cosa sto parlando. Ultimo prodotto che ho finito è questo Bath & Body Fig Fiction Body Wash di And Other Stories. Io questo lo utilizzavo come sapone per le mani, dato il pack molto comodo. E al fico, è un fico verde, quindi a me piace. Non è stato amato da chiunque, soprattutto da una mia amica in particolare che si lavava le mani, anche si lava le mani, magari va in bagno e si lava le mani a casa mia, però per gli amanti dei profumi al fico è buono. Profumi, però prima dei profumi vi faccio vedere un profumo per il bucato, è l'essenza di bucato di Fulual. Che io utilizzo ormai da mesi, la si usa al posto dell'ammorbidente, pochissimo, pochissimissimissimo, non abbondate perché sennò non riuscite più a respirare da quanto profumo fa il bucato, e mi ci trovo bene, quindi ve la volevo consigliare perché mi dimenticavo sempre di dirvelo, e visto che ho una confezione finita ve la mostro. Ok, e adesso passiamo ai profumi. Sapete che io sono in progetto smaltimento profumi, quindi non ho più comprato profumi. L'ultimo profumo che ho comprato è stato quest'inverno, poco prima del lockdown, poco prima proprio, di Elan, ed era quello bianco d'ambra, mi sembra si chiami così, non lo so, perché poi mia nonna l'ha annusato, le è piaciuto, io l'ho regalato, quindi non ce l'ho qui, non lo conto fra quelli finiti perché sicuramente avrà finito, perché mia nonna si profuma molto, e basta. Quindi sto cercando di terminare tutti i profumi che avevo da finire, soprattutto quelli che erano comunque dalla metà in giù, usati da metà in giù, e non ho ancora comprato un altro profumo, anche se ho un preferito del periodo, perché me lo sono provato qualche giorno fa e devo dire che mi è piaciuto tanto, però nel frattempo ho ancora qualcosina da terminare, voglio proprio liberarmi di tutti i profumi usati finora e poi concentrarmi su qualcosa di nuovo. Ho terminato l'Essence Trick Molecule 02, vi rimando al primo video che ho fatto di progetto smaltimento profumi, e poi vi rimando anche alle storie in evidenza che trovate sul mio profilo Instagram, la cartella si chiama proprio profumi, dove ve ne ho parlato, vi ho parlato delle note, vi aggiorno quando ne finisco qualcuno di nuovo, e quindi non mi metto adesso a farvi tutta la piramide olfattiva, comunque di questo vi dico solo che mi è piaciuto, ma io preferisco il Molecule 01, che è quello che vi ho fatto, che uso da anni. Poi ho terminato Dark Amber and Ginger Lily di Jo Malone, questa è una colonia intensa, per quello che la vedete nera, di solito le colonie di Jo Malone sono trasparenti nel pack, e mi è piaciuta soprattutto per il periodo più caldo, quindi in primavera, estate, fine estate. In inverno lo trovo un po' troppo fresco per i miei gusti, io preferisco i gourmand, quindi
non c'eravamo nelle mie preferenze. Invece come profumo estivo mi è piaciuto, anche se non potrebbe essere, cioè potrebbe non piacervi in estate, però potreste trovarlo troppo, troppo forte. Ho finito Nota Parfum di Juliette Sagan, profumo che anche qui compro da anni, che uso anche in sovrapposizione con altri profumi, quindi lo mixo, lo combino ad altre fragranze che uso in quel periodo. Che dirvi, a me piace sempre tanto. E poi adesso mi ci devo proprio separare, Chocolat Grédy di Montale. Non servono presentazioni, chi mi conosce lo sa, è il mio, non il mio, ma nel mio podio dei profumi preferiti della vita. Quel profumo di Natale, di dolcetti nelle bancarelle, quel profumo lì. E sì, questo sicuramente lo ricomprerò, questo sicuramente. E basta, abbiamo finito. Il primo video finisce qui, noi ci vediamo fra un paio di giorni con la parte skincare e makeup.